Sei il benvenuto nel canale di Prima del Caffè Soddisfazioni in Cucina. In questo video troverai la ricetta per fare delle gustosissime brioche danesi in versione veloce. Io sono Micaela ed insieme vedremo come realizzarle. Come ti dicevo, è una versione veloce, quindi gli ingredienti sono solo 6 e le realizzerai in poco tempo. Inizia dalle albicocche sciroppate, te ne occorreranno 6 e dovrai tagliarle a metà. Poi prepara la crema di ricotta con 150 g di ricotta, 60 g di zucchero e un tuorlo. L'albume lo terrai da parte, lo userai alla fine per spennellare le briochine. Dai una bella mescolata fino ad ottenere una consistenza cremosa. Tieni da parte ed apri un rotolo di pasta sfoglia rettangolare che andrai a tagliare in 6 rettangoli. Quindi al centro di ogni rettangolo metti un cucchiaio di crema. Poi prendi 2 angoli e li sovrapponi in questo modo, premendo bene affinché in cottura non si aprano. E metti mezza albicocca per parte, così. Rompi l'albume battendolo leggermente con una forchetta e spennella l'intera superficie delle brioche. Infine cospargi le mandorle tagliate a lamelle. Tutto qui! Sono pronte per essere infornate in forno già caldo a 180 gradi per 35-40 minuti. A fine cottura dovranno risultare ben dorate ed ecco pronte le brioche danesi. Potrai servirle subito, calde sono eccezionali. Ma sono buone anche fredde e sono adatte per la colazione o la merenda. Ma io le consiglierei anche a fine pasto con un buon caffè. Dai, prova a farle anche tu! E se il video vi è piaciuto, lasciate pure dei commenti e condividete con i vostri amici. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche.